Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz and Beer della Zone. Che si dice? Bene, sì, andiamo avanti. Facciamo una carrellata di news, parliamo ovviamente di attualità NBA. Si parte! E si parte con la carrellata di news che ho selezionato per voi oggi. Allora, partiamo con l'ennesimo ritorno di questo periodo. Il Covid è a quota 77, mi pare, giocatori out. È appena rientrato Trae Young, ma soprattutto è bello rivedere certi figuri rientrare in NBA anche se solo per 10 giorni. Ne abbiamo visti parecchi nella volta scorsa e oggi un nome in più, Greg Monroe. Sì, Greg Monroe, un centro anni 70. Torna in NBA e lo fa nei Minnesota Timberwolves. Tra l'altro, la sua prima dichiarazione dopo il rientro a fine partita è: bene, Jalen Nowell ha giocato in maniera eccelsa questa notte, tra l'altro 29 punti, 6 rimbalzi, ma non avevo idea di chi fosse prima di arrivare qua. Quindi, insomma, complimenti a Greg Monroe per essere riuscito a rientrare in NBA per 10 giorni. Temo, poi posso anche sbagliarmi, ma temo che alla fine di questi 10 giorni Greg Monroe tornerà dove era prima. Parlando di giocatori rientrati in NBA, come da mie previsioni, Isaiah Thomas non verrà rinnovato dai Lakers. Nelle partite giocate, quasi 10 punti di media, tanti tiri presi. Il solito Isaiah Thomas, chiaramente era stato chiamato lì perché Westbrook in teoria doveva essersi beccato il Covid. Poi Westbrook è rientrato il giorno dopo, quindi diciamo che Thomas non serviva più. Pare ci siano una decina di squadre su Thomas che abbia convinto alcuni della bontà del suo gioco, staremo a vedere. Certo è che, insomma, era abbastanza prevedibile che la sua riavventura in NBA durasse 10 giorni e null'altro. Ma per un Isaiah Thomas che se ne va, due figurini, ragazzi, che si ripropongono come la peperonata, come il Pandoro con lo zabba, no, con lo zabaione, come il Pandoro con la crema, con la Nutella a natalizio. J.R. Smith e Michael Beasley si candidano per un posto ai Lakers. Cazzo, proprio i nomi di cui i Lakers hanno bisogno. Effettivamente, J.R. Smith vorrebbe mettersi alla prova. Voglio ancora giocare a pallacanestro, il mio numero di telefono non è cambiato. J.R., dopo quella gara 1 del 2018, penso che la tua carriera sia veramente finita. Su Beasley penso sia finita decisamente prima, ma insomma, sarebbe bello vedervi. Ora, sarebbe bello rivedervi per il meme in NBA, magari ai Lakers, c'è cioè proprio la squadra ideale. Io lo spero, ci spero JR, ci spero Michael Beasley. Temo però che sia un pelo troppo tardi, un pelino troppo tardi. Però, parlando di Lakers, queste le dichiarazioni che fanno discutere di Russell Westbrook. Le persone si aspettano che faccia 25, 15 e 15 tutte le sere. Non è normale. So di averlo fatto negli ultimi 5 anni, ma non è normale. Questa è la conferma, caro Russ, che non capisci una fava. Oh. La gente non vuole che tu faccia triple doppie da 25, 15, 15, ma nemmeno triple doppie da 10, 10, 10. La gente vuole che tu perda meno palloni, che tu selezioni i tiri in maniera migliore, che tu giochi o giocassi all'interno di un sistema. Invece tutto ciò non lo fai e tu sei il primo a confermare questo, caro Russ. Tu giochi per le statistiche, hai sempre giocato per le statistiche. E c'è un'altra dichiarazione degli ultimi giorni di Russell Westbrook: sono stufo della gente che mi dice cosa devo fare, adesso ci penso io, che pensimi. Russ, questa è l'ennesima conferma che tu in una squadra da titolo, in una squadra in cui non sei il gioco, non è Russ Westbrook centrico, non ci puoi stare. Sei riuscito l'anno scorso a metterti al centro di un progetto, quello di Washington, trascinare una squadra ai playoff per il rotto della cuffia e hai vinto un MVP con nessuno attorno. Avevi Kevin Durant quando sei arrivato alle finali NBA, anzi, avevi Kevin Durant, James Harden e Serge Ibaka. Insomma, Russ, non è questo il problema, lo vuoi capire? Lo vuoi capire? Non è questo il problema. La gente non si aspetta una tripla doppia da 25, 15 e 15 tutte le sere. La gente vuole, almeno i tifosi Lakers,
vorrebbero che tu ti adattassi a un gioco di squadra, non che forzassi, non che prendessi scelte di merda, non che perdessi tutti quei palloni. Per chi non è tifoso Lakers, invece, sì, hai ragione, continua così. E a rincarare la dose ci pensa Skip Bayless, o noto hater dei Los Angeles Lakers, Perry Mills meglio di Westbrook, ma del resto è la stessa cosa, penso io, da anni, non da subito, ma da anni, tant'è che, insomma, il buon Perry Mills sta avendo un impatto clamoroso ai Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, tra l'altro, si è svegliato James Harden, e probabilmente a James Harden serviva qualche partita all alone, qualche partita senza Kevin Durant, senza Aldridge, senza nessun altro. Ha giocato due partite, le ultime due, James Harden da superstar, e direi che era ora che si svegliasse fuori. E adesso effettivamente i Nets, col rientro di KD, col forse rientro di Kyrie Irving, a cui hanno dato altre due settimane di stop per guarire dal Covid e rimettersi in forma, direi che i Nets a Est sono belli che lanciati, insieme probabilmente a Milwaukee. E basta, cioè al momento Milwaukee e Brooklyn secondo me sono le due squadre che si contenderanno la Eastern Conference. Perry Mills meglio di Westbrook, lo lascio a voi nei commenti. Da un punto di vista statistico chiaramente no, se lo metti all'interno di un contesto di squadra, ragazzi, io scelgo 20 milioni di volte sempre Perry Mills rispetto a Russell Westbrook. Passiamo ora ad altre news. Paul George fuori almeno un mese per un infortunio al tendine o al legamento del gomito. Vediamo, qua c'è scritto: lo star dei Clippers sarà costretto a fermarsi per almeno 4 settimane a seguito di un problema al gomito che lo tormenta già da inizio dicembre. Ed è un peccato, perché i Clippers stavano andando piuttosto bene, ben sopra le mie personali aspettative, visto che, insomma, per tutta la stagione dovranno fare a meno di Kawhi Leonard, ma a questo punto meglio ora che dopo. Cioè, se i Clippers devono comunque mangiare la foglia questa stagione e comunque non hanno velleità alcuna, meglio che Paul George si riprenda al 100% e che l'anno prossimo si riparta con Paul George, Kawhi e magari un playmaker in più a roster. Staremo a vedere. Peccato per PG, perché stava giocando una stagione statisticamente molto buona, ma vabbè, tant'è. Poi passiamo alle ultime due news. La prima è una dichiarazione di Dwayne Wade: giocare al giorno d'oggi non mi piacerebbe. L'80% sono tiri da tre, arrivando da un'era diversa, vuoi vedere giocare nel modo in cui tu giocavi. Bisogna capire come apprezzare questo cambiamento. Per chi non ha visto il video su Stephen Curry che ho pubblicato qualche settimana fa, il fatto che Steph sia stato il game changer della NBA... Insomma, non credo ci sia molto da discutere, lo dice anche il primo commento qua di Anuf: il basket è cambiato quando un certo Curry ha cominciato a giocare. Sì, quando Curry ha cominciato a giocare all'interno di un sistema che ha valorizzato e ha dato carta bianca a Stephen Curry. In ogni caso, quello che dice Wade è una verità nascosta, una vera verità, nel senso che... tutti gli ex giocatori fanno riferimento alla propria era, all'era in cui hanno giocato, per cui riuscire a capire come un giocatore del passato si adatterebbe al basket di oggi è realmente una cosa, non dico impossibile, però molto difficile. Chiaramente ci sono dei giocatori anche del passato che vedresti bene nella pallacanestro di oggi, ad esempio Larry Bird, per esempio, un grandissimo tiratore. Magic Johnson già meno, ma giocatori del passato principalmente tiratori, un Reggie Miller adesso sarebbe fenomenale, per dire. Ecco, Dwayne Wade è uno di quei giocatori che nella pallacanestro di oggi non so che tipo di ruolo possa avere, a maggior ragione l'ultimo, cioè il Dwayne Wade, quello già più avanti con l'età, quello meno esplosivo. Perché se andiamo a vedere giocatori come il primo Wade, adesso ce ne sono, già Morant può essere tranquillamente un primo Wade, magari più magro, più leggero, ma ci siamo a livello di tipo di gioco. Wade poi era un giocatore talmente intelligente, si sarebbe comunque adattato, ma diciamo che lo spunto di riflessione che danno queste dichiarazioni di Wade è qualcosa su cui si può riflettere. Ultima news della settimana, splendido ragazzi, splendido, il twerk di Nikola Jokic. Ah,
se lo siete perso ve lo mando qui sotto, ragazzi. Palla 2, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Jokic contro il Pokémon Zubat, ed eccolo Nicolino che inizia a twerkare a un certo punto, ragazzi, e l'arbitro che sbotta a ridere. E niente, ragazzi, è l'antidivo, cioè Nikola Jokic è proprio l'antidivo, non c'è niente da fare. È un giocatore che vive nel suo mondo e che cioè, è un fenomeno, ragazzi, è un fenomeno dentro e fuori dal campo. Uno che quando rientra dice no, ma io non volevo nemmeno essere MVP, troppe attenzioni, a me non mi interessa. Però ragazzi, quest'anno sta giocando nuovamente da MVP. Vi ricordo che è stato scelto alla 41 dai Denver Nuggets, 41. Quindi insomma, Nuggets che hanno pescato bene nel corso degli anni, non solo lui, ma insomma tendenzialmente anche Jamal Murray, Will Barton e Michael Porter Jr., ora tralasciando gli infortuni, sono tutte pescate da medio-basso, bassissimo nel caso di Jokic, draft, che stanno rendendo tutte molto di più del previsto. Giovani, finisce anche qua la rassegna stampa del giorno. Noi ci vediamo per le pause pranzo. Vi ricordo che sono diventato partner di Twitch, quindi su Twitch mi trovate ora con la spuntina viola. E poi per il resto, ragazzi, continuano a uscire gli scatti, ci sarà un revamp della serie delle serie, e sto scrivendo la stagione 93-94 dell'NBA, insomma, tanta carne al fuoco. Con calma, arriverà tutto. Giovani, un saluto, il Franz.